È stata indirizzata alla società Ecoambiente, ma per conoscenza anche alla prefettura di Salerno, l'ordinanza con la quale questa mattina il sindaco di Serre, Franco Mennella, si è opposto al provvedimento del presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, che con un analogo provvedimento lo scorso 13 aprile aveva sancito lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti contenuti nei 213 container provenienti dalla Tunisia e in sosta nel porto di Salerno. Nella mattinata di oggi il primo cittadino ha firmato il provvedimento che interdice il transito dei TIR sulle strade comunali del comune di Serre e di fatti ferma il trasferimento dei rifiuti. Sì, adesso l'ho trasmessa ufficialmente agli organi competenti e niente, cercheremo di fare, come detto, tutti gli atti amministrativi, tutte le procedure possibili e immaginabili, da quella civile, amministrativa a quella penale, noi le proveremo tutte per scongiurare l'arrivo di questi maledetti rifiuti a Persano, il comprensorio di Persano. Pertanto l'ordinanza è per inibire il passaggio dei TIR, quindi un'ordinanza sindacale, però siamo, che sarà anche propedeutica all'imminente ricorso al TAR che stiamo facendo, impugnando quella che è l'ordinanza fatta, la numero 3, mi pare, da parte del Presidente della Provincia, o la 1, la 1 è proprio la 1, no? Invece è la 1, sì. Sindaco, lei ha contestato in questi giorni al presidente della provincia insieme ad altri sindaci anche di non essere stati ascoltati abbastanza su questa questione, né sono bastate le rassicurazioni che la procura ha tentato di fare con quella prima analisi al porto di Salerno. Ma è chiaro, poi adesso c'è anche una questione proprio di principio, non possiamo, noi non vogliamo più rifiuti, basta. Se ci stanno degli accordi presi e dovevano essere rispettati, puntualmente non si rispettano, quindi per noi adesso è una questione di principio dire qua non dovete più portare rifiuti, non ne vogliamo più. E perché è tutto controproducente, perché ci abbinano sempre i rifiuti, abbinano le nostre aree che hanno delle risorse e qualità eccezionali, le abbinano sempre ai rifiuti.